È bellino. Rendetevi conto che, come al solito, che praticamente noi siamo andati a comprare il laminato e a questo prezzo c'era solamente questo in offerta, tipo che era di valore più alto, e poi era un'offerta. E oggi siamo andati a comprare questo da mettere qui e abbiamo trovato questo qua uguale, preciso, identico, marrone scuro. Però forse non era in offerta, No, in offerta. A confezione 21,33. Quindi? Siamo degli stronzi. Ah, beh, non ci fa niente perché... Però, diciamo, il lato positivo è che noi qui lo volevamo mettere chiaro, perché essendo che non ci sono finestre, quella poca luce che c'è, ci basta. Cazzo, sei lui. Questo qua è lo studio da fuori. Che figo. Quello là è un fascio di luce. Qua si entra. Però Slim Dog, voi sarete più bravi, sarete tutto quanto. Sarete anche a Roma, ma il nostro studio è più grande. A meno questo. Però se voi un giorno volete venire qua in Sicilia, vi ospitiamo tranquillamente. Ve lo dico con una banana in mano. Questa qua sarà la sala, che non siamo un po' confusi, perché magari doveva essere una sala prove, ma sarà una sala in cui faremo foto. Tutto. Tutte cose. Foto e video. E con anche Maggie. Con Maggie e anche salotto di discussione. E anche Dringer and Dranger. Anche Dringer and Dranger. E niente, siamo ancora. Guarda, devo fare Dringer and Dranger oggi. E vieni qua. Quel muro si deve risolvere. Ancora, quello. È aperto qua. Sì, è aperto, devi aprire un po'. Ah no. Queste sono le nostre porte arcane. Da Luigi. Con una mano non ce la faccio. Io dai un calcino. Perfetto. Ah, che bella sega! E questo è la parte superiore dello studio. Quindi abbiamo uno studio di 50 metri quadri, il doppio però. 60? Sì, sotto che ci sono le divisioni. È 120 tutto, 115. Perché 60 più 60 fa 120. Mi dai, chi vuole? E adesso niente, ci mettiamo. E ora la sega nuova, spettacolo. Pure a me piace, è fighissima. Ora la sega nuova e ve lo dico con una banana in mano. Adesso niente, cominciamo a lavorare perché siamo... Niente, troppo fissi a metterci. Ci mangiamo la banana e ce ne andiamo... Cioè no, continuiamo a lavorare. Ciao. Allora, ieri siamo andati all'IKEA. Non parlo con te. Ieri siamo andati all'IKEA e non abbiamo fatto neanche mezzo video perché non ci abbiamo pensato. Però abbiamo comprato tante, un po' di cose. Abbiamo comprato due specchi, uno e due. Perché direte voi due? Perché quello è per il bagno, ovviamente. E lì faremo il camerino, sala trucco, eccetera eccetera. Queste sono le luci, proprio quelle fatte apposta per quella situazione lì dello specchio. Procediamo all'unbagging. Le tovaglie per il bagno colorate, perché ovviamente abbiamo 12 anni, quindi ci servono le cose colorate ancora. Le crucce per questo qui, che non so se si capisce dal disegno, un appendiabiti sempre per il camerino. Ovviamente l'avete notata sicuramente prima che lo dicessi, la carta igienica, perché Melo ne ha bisogno molto. Mannaggia questi barattoli. Barattoli e 10.000 candele per mettere nei barattoli. Cioè, guardate quante candele. Più candele che roba da... Che roba che serve veramente. Abbiamo comprato candele, ancora candele. Candele. Poi questo è quel coso lì a LED, che i LED cambiano colore.
eccetera eccetera. Bello. Penso lo metteremo dietro i computer. Barattolo, candele. E niente, queste sono le cose. Ah, ecco, è questo. Per segnarci le cose che non dobbiamo dimenticare. O le comunicazioni. Ah, e questo specchio, vabbè, l'ho scartato, quindi l'ho dovuto tipo ricucire. Questo specchio tipo rotondo, questo coso qua, tipo che è uno specchio zoomato, ecco qua si vede la foto. Lo metteremo pure qua nel camerino. Ai. Per le femmine che si devono togliere i baffi o i peli superflui. Ah, siete voi. Niente, questo diario di bordo è noioso. Dovevamo riprendere un po' all'Ikea, ma quando siamo tipo presi dall'euforia di comprare cose, non ci pensiamo alle telecamere. Da un lato è pure buono, perché se pensiamo solo a riprendere, magari compriamo minchiate. Niente, questo è il bottino. Poi più avanti lo vedrete montato. Dovete fare un impianto elettrico? Sono cazzi vostri. No, perché 2 metri, 2 metri di tubo. I neon non li mettere qua. Ma state, ho cominciato a vedere adesso, se siete aspetta. Madre. Oggi sei la fionda. Sti tubi. È la Madonna, i tubi. Come li mettiamo? Ne tagliamo un pezzo. Ne tagliamo un pezzo. Ma ci sono i cappelloni che sono giganti. Ora li vendiamo pure. Li ho presi ora. E dove ci siete voi? No, dove li mettiamo? No, li mettiamo su mettere, non so dove ci siete. Dream on Californication. Allora, oggi è il 24 novembre. Siamo attivati per... Come potete vedere sono le 1:20. Sono 1:20 e ancora non abbiamo avviato che sia una vita. Basta. Ciao grandissimi, sono Human Safari e oggi vi dico una cosa fantasmagoricamente bella che è successa praticamente nel nostro viaggio a Gualtieri si camminò. Siamo al 50° giorno. Niente, praticamente oggi sono venuti i tecnici della luce che ci hanno praticamente attaccato la corrente e adesso abbiamo praticamente le luci, possiamo attaccarci, possiamo caricare il cellulare, lo smartphone, la GoPro, il Mac, la Sony 7 Alpha e niente, praticamente con questo attacco molto Zulu, tipo delle tribù afghane. Niente, abbiamo la corrente e possiamo usufruire di questo dono di Dio che è l'energia elettrica che praticamente noi raccogliamo direttamente dai fulmini con un parafulmini. Non lo prendo in giro. Siccome guardo tutti i suoi video, non lo conosco a memoria. Ciao Nicolò. Inoltre, praticamente avendo la corrente possiamo montare l'ultima parte di laminato che è questa e tagliarla col seghetto alternativo. Guardate, io penso che in questi ultimi diari di bordo siamo vestiti uguali. Sì, io sì. Siamo sempre uguali, precisi. Io so, passano mesi, settimane e siamo sempre vestiti così. Con la stessa sciarpa, le stesse cose. E praticamente sopra attaccheremo, vedete quella specie di campana. Ma vedete se sicuro la terra è distrutta. No, no, qua è a posto. E sopra ne abbiamo attaccata una per sempre provvisoria per fare luce mentre lavoriamo. Ed è per ora è provvisoria che poi la metteremo alta alta. Eccola. Questa si chiama lampada a ferro martello. Come si chiama? Aiuturi metallici. Lampada aiuturi metallici.
Fa una luce tipo allucinante, tipo 30.000 lumen. Guardate, ora l'accendiamo. Un miliardo di lumen. Nel nostro provvisorio impianto elettrico. Però l'inizio è tipo un po' manca. L'inizio è deludente. Deludentissimo. Tipo che uno si aspetta che si accende il faro di Dio e invece... Invece niente, vedete l'inizio, è molto deludente. Poi dopo un paio di sparate si va a riscaldare, fa stratratram, stratratram, ecco, stratratram. Ovviamente non sarà attaccata così, tipo una merda. Sarà attaccata bene. Guardate che bello sotto il buco della scala con la luce che viene da sotto. Fantastico questo posto. Vedete come comincia a riscaldare? Ovviamente qua la luce viene tutta sparata per terra. Una volta che noi la metteremo su lì, ecco, ogni volta che fa questo lampo si riscalda sempre di più. E comunque ora le cose le metteremo su queste lampade in alto e faranno la luce a tutta la stanza. Una lì e una qui. Vedete come riscalda e come fa luce? Spettacolo. Adesso basta però. Torniamo sotto, dobbiamo montare lo zoccoletto. Siamo arrivati a questo punto. Messo lo zoccoletto lì, lo zoccoletto qui, lo zoccoletto lì, si sta asciugando, vedete? Curvo, guardate che bello, curvo, dritto, rovescio. Mentre Melo si è fatto questo po' di laminato. Io ho messo lo zoccoletto lì. Stiamo finendo qui. Bene, spettacolo. Spettacolo. Il nostro banco. Me l'ho oggi esaltato. Sono stanco. E ho fame. Adesso andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare un panino. Tweet. Ma cazzo, compare, ma che devi rompere? Ci sono le giornate quando hai il ciclo, Carmelo. Non ci vengo più, veramente. Caino. Non ci so che era la lì. Tua nonna è la lì. Grazie. Senti emozionato. Sì. Bello, sì. Col disco bastardo si fa il culo. Ecco, cosa fare? Allora, voglio vedere. Sì, vai, tranquillo. Inquadriamo il culo schifoso di Melo. Tutto lordo, non c'è tempo. Dai, non c'è lordo. Non c'è lordo. Aspetta! Ciao. Abbiamo finito tutto il laminato. Tutto il laminato, finalmente. Ci abbiamo messo tipo che 10 giorni. Vero? Troppo molto per ricordarlo. 10 giorni per il laminato, però adesso è finito. Soprattutto questo dettaglio che tanto avevamo a cuore. Fa cagare, però adesso ho risolto. E niente, ciao. Shiny, come tutti i santi giorni.